tessere dorate per far splendere la Donna Gloriosa del Cielo, la Vergine dei Miracoli di Cacupè, la madre del popolo paraguayano che ha raccolto lacrime, desideri e preghiere di fedeli che non si sono arresi alle avversità. Il mosaico, collocato nel bastione di Maestro nei Giardini Vaticani, è anche l'omaggio delle autorità ecclesiastiche e politiche del paese a Papa Francesco dopo la visita avvenuta dal 10 al 12 luglio 2015. Il pontefice allora, celebrando la messa nel santuario mariano, aveva definito quel luogo una parte vitale del popolo paraguayano, dove rinnovare le energie per vivere la gioia del Vangelo. Bella e luminosa, l'immagine della Vergine è, secondo la leggenda, il frutto della devozione di José, un giovane indigeno convertito al cristianesimo che per sfuggire ai suoi persecutori chiese alla Madonna di salvarlo. Dal legno dell'albero sotto il quale si era riparato scolpì una piccola statua di Maria che protesse il popolo da alluvioni e sciagure. Una protezione sentita ancora oggi, come sottolinea Monsignor Edmundo Valenzuela Mellid, presidente della Conferenza Episcopale del Paraguay. Anzitutto per noi è un segno di una Madre del Cielo che ci protegge, ci guida, ci aiuta. È un segno anche della donna, cioè tutto ciò che una donna può fare in una famiglia, in una società. È un segno profetico oggi che si lavora tanto per la liberazione della donna. Sappiamo tutte le schiavitù dove loro sono. Allora, guardando alla Donna del Cielo, noi dobbiamo anche fare tutto un progetto educativo per poter curare la salute, l'educazione, la vita delle bimbe, delle ragazze, delle donne, delle signore, delle anziane. Emozionato per il privilegio di avere un mosaico nei Giardini Vaticani, il presidente del Paraguay, Horacio Cartes, per il quale la visita del Papa nel luglio 2015 ha cambiato profondamente le persone. Parlavo di recente di quanto è incredibile, della traccia molto profonda, del rinnovamento della fede di tutta la popolazione. Da quando è venuto, nel luglio del 2015, non si smette di parlare del Papa. Si realizzano molte cose, molti dei suoi desideri. Ci stiamo impegnando per poter rispondere alle sue preoccupazioni, soprattutto per chi è più in difficoltà. I capi famiglia, le persone definite rivierasche che vivono vicino al fiume. Stiamo facendo molte cose che ci rendono molto fieri per raccogliere le sfide che è chiamato ad affrontare il Paraguay. Che nos pone a todos muy felices ese desafío que nos dejó en el Paraguay. Anche per Monsignore Edmundo Valenzuela Mellid sono tanti i frutti lasciati dal Papa nella sua visita in Paraguay. E il vero frutto che lui ha lasciato è una chiesa più aperta, una chiesa dinamica, gioiosa, una chiesa vicina ai poveri, agli indigeni, ai campesinos, diciamo noi, una chiesa anche più unita, più comunionale tra i vescovi, una chiesa disposta a vivere e praticare l'Evangeli Nunziandi, Evangeli Gaudium, Evangeli Nunziandi di Paolo VI, che è stato un modo di capire la centralità dell'evangelizzazione, e l'Evangeli Gaudium un modo di capire la pastorale missionaria oggi. Al termine della cerimonia e a ricordo di questo momento importante per il Paraguay sono stati piantati due alberi di lapacio, un sempreverde tipico del paese, con i colori bianco e giallo del Vaticano.